perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Per vedere con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte lodate il Signore, invocate il suo nome. Signore, la mia salvezza, e con lui non temo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, ci ritroviamo dopo aver celebrato la Santa Pasqua, questa seconda domenica, che è la domenica ormai dal 2000 dedicata alla Divina Misericordia. Allora, la gioia, è sempre una gioia quando ci incontriamo, una gioia in più per me che sono anch'io risorto in qualche modo, che te devo dire. E comunque, veramente, volevo prima di tutto, prima di cominciare a dire qualsiasi altra cosa, ringraziarvi, perché sicuramente anche in questo tempo di quarantena che ho vissuto, sebbene difficile, però ecco, è stato tutto più semplice, più sostenibile, perché ho sentito la vicinanza di voi, la vostra preghiera, i vostri pensieri, quindi questo sicuramente mi aiuta, mi ha aiutato e mi sostiene, e di questo vi ringrazio. Quindi, giusto per dire, la preghiera funziona, cioè c'ha una potenza. Un ringraziamento particolare anche alla mia comunità dei frati che mi ha sostenuto in questo tempo, non solo perché hanno fatto tutto d'assenso, ma voglio dire, non è che non sono capace, però la Pasqua l'hanno portata avanti benissimo, ma poi perché mi hanno assistito, poracci, questo servizio in camera a domicilio continuo. Bisogna anche dire che non tutto il male viene per nuocere, quindi il servizio in camera rimane, giusto? Quindi facciamo sempre questa cosa. Però veramente un ringraziamento particolare a loro. E con questa celebrazione, soprattutto, ringraziamo Dio. Celebriamo questo mistero pasquale ogni domenica, e quindi ogni domenica ci ricordiamo che c'è qualcuno più forte delle nostre fatiche, delle nostre sofferenze, dei nostri peccati. Allora, veramente la preghiera più bella è quella del ringraziamento. E noi, in questa domenica della Divina Misericordia, subito ci mettiamo alla presenza di Dio, che è misericordia, che perdona, e davanti a Lui riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. Signore, volto umano della Divina Misericordia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, mani trafitte dai chiodi e tese verso ogni peccatore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, cuore aperto dalla lancia per essere porta di salvezza per tutti gli uomini, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio nell'alto dei cieli e sia pace agli uomini in terra. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie, oh Signore. Padre Santo, Creatore del mondo, che governi il cielo e la terra, ti chiediamo
che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, che sia pace agli uomini in terra, ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo. Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, accogli la nostra preghiera. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e sia pace agli uomini in terra. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie, oh Signore. A te gloria sia Spirito Santo, che in un corpo riunisci la Chiesa, i tuoi doni di fondi nel mondo, sorgente di vita e d'amore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e sia pace agli uomini in terra. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie, oh Signore. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Renderete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Renderete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aaronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre.
mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e il mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti, la destra del Signore ha fatto prodezze. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scattata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per mezzo del timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: mette qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te. Ecco, allora prendiamoci qualche minuto di tempo per riflettere insieme, no, sul senso di questa domenica, di quello che stiamo celebrando. Veniamo dalla domenica di resurrezione della Santa Pasqua. Questa settimana è come se fosse stata un'unica grande celebrazione, no, l'ottava di Pasqua, e che raggiunge il suo culmine, la sua fine, diciamo, con oggi, questa domenica, che dal 2000 Giovanni Paolo II ha dedicato alla contemplazione, alla meditazione della Divina Misericordia. Allora, la prima domanda che sorge spontanea è questa: vabbè, ok, c'è la Pasqua, redenzione, salvezza, in tutto questo che c'entra che adesso noi alla fine celebriamo pure la misericordia? Come si mettono insieme queste due cose? Perché ogni anno, fra l'altro, noi celebriamo e ricordiamo e, come dire, meditiamo il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, il Vangelo di Tommaso, il discepolo di Gesù, che insomma noi abbiamo sempre un po' un'idea abbastanza, come dire, non buona, mettiamola così, no? Chi è Tommaso? Quello che per forza adesso deve vedere per credere, no? E ci sembra sempre un po' fuori luogo, no? Questo Tommaso che è un po' sbagliatello, ma forse c'è di più, c'è altro. Allora, intanto è bellissimo, no? Oggi Divina Misericordia entra pienamente nel Vangelo. Perché? Che succede? La sera di quel giorno, il primo della settimana, cioè la domenica, domenica sera, mentre i discepoli erano chiusi nel luogo dove si trovavano per paura dei giudei, Gesù stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, si mostrò il fianco, le mani. Allora i discepoli gioirono dopo aver visto che era veramente lui, che era risorto. Ecco, gioia, gioia grande. E Gesù fa un segno bellissimo, soffia su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco la misericordia. Che cos'è la misericordia? L'amore di Dio. Come si manifesta nel modo più grande e più bello? Nel perdono. Sappiamo che perdonare i peccati è una prerogativa di Dio. Cioè, chi è che perdona i peccati? Dio. Ma Gesù dà, quasi sembra, questo potere a noi. Dice, ripeto, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Attenzione, non è dire, beh, tu hai il potere di discernere chi perdonare e chi no. Te pare? Cioè, saremmo messi maluccio. Se dovessi scegliere io chi perdonare, capirai, cioè, una strage farei. No, c'è di più, c'è altro. E Gesù sta dicendo, a coloro i quali voi perdonerete, saranno perdonati. Cioè, ti faccio portatore della mia misericordia. E se non lo fai tu, se non perdoni tu, che sei cristiano, che hai fatto esperienza del Cristo risorto, guarda che non fa nessuno, eh. Guarda che ti sto dicendo, ti sto dando la possibilità di vivere una cosa che è divina. Ti sto dicendo che io posso agire solo attraverso di te. E se tu non perdoni, non lo farà nessuno. Se voi non perdonerete, le persone intorno a te, questa esperienza di bellezza, non la faranno. Bene, quindi la misericordia entra a pieno e in questo Vangelo e in fondo in tutto il messaggio della risurrezione. La risurrezione, la redenzione, la vittoria di Cristo sulla morte e sul peccato che parte dall'amore, perché ci ha amato tanto, non perché ce lo siamo meritato tanto, siamo salvati. E allora, però, ecco, adesso, dopo questo inciso, entra in gioco subito Tommaso, questo discepolo che non era con gli altri discepoli quando Gesù si è mostrato. E allora i discepoli glielo annunciano, ma non puoi capire che è successo, abbiamo visto il Signore risorto. E Tommaso dice quell'espressione così, no, famosa, se non vedo nelle sue mani il segno di chiodi e non metto il mio dito, la mia mano nel suo fianco, io non credo. E noi gli diciamo, cattivone Tommaso, sei proprio un incredulo, no, non capisci nulla. In realtà qui abbiamo in realtà una dinamica che è la dinamica nostra, di tutti. Pensate un po'. I discepoli quando è che credono? Non quando glielo dice Maria Maddalena, è risorto, ci crediamo. Quando? Solo dopo che hanno visto il fianco e le mani. Dopo. Prima vedo, poi credo. Maria Maddalena, santa donna, per carità, ma anche lei lì davanti al sepolcro vuoto, l'angelo dice guarda che quello che cerchi non è qui, colui che cerchi non è qua, devi andare a trovare là. Non è che subito capisce, deve incontrare Gesù sulla via. Allora crede. Tommaso che fa? La stessa cosa. Ma se io non vedo, allora non è che è sbagliato lui, non è cattivo lui. E c'è questo dialogo, no? Poi con i discepoli, e poi 8 giorni dopo si ritrovano e c'è anche Tommaso e arriva Gesù e finalmente no? Gesù dice dai, metti il tuo dito, guarda le mie mani, cioè hai visto, no? Non essere incredulo ma credente. E Tommaso fa quella bellissima professione di fede che è mio Signore e mio Dio, no? Bellissimo, no? E Gesù gli risponde e dice è una cosa un po', no? Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Queste sono le ultime parole di Gesù che Giovanni mette in bocca appunto a Gesù nel suo Vangelo. Dopo il capitolo 20 che abbiamo letto c'è il capitolo 21 che in realtà è un appendice, molto probabilmente non l'ha scritta Giovanni quella parte lì. E come finisce? Sembra quasi un rimprovero. Sembrano parole di rimprovero, sta dicendo in qualche modo Gesù. Ora mi è toccato pure farmi vedere da te. Speriamo che chi arrivi dopo non abbia bisogno di vedere, no? Si fidi anche se non vede. Sembra un po' un Gesù insoddisfatto, un po' accigliato, un po' acidello, no?
E questo ci fa sentire anche sempre un po' insufficienti. Come dire, ma io non capisco. Allora, figlio mio, se non capisci, capisci. Ma può essere che le ultime parole di Gesù sono rimprovero? È solo questo? Forse vanno rilette meglio, eh? Abbiamo detto tutti per credere hanno dovuto vedere, perché nessuno può credere, può essere veramente cristiano, se non fa esperienza del Cristo risorto. Cioè, la nostra fede non è questione mentale, non è questione di sapere, di qualcuno che mi dice qualcosa, ma di qualcuno che mi fa vedere qualcosa, che mi fa fare esperienza di qualcosa. Di che cosa? Dell'amore, della misericordia, del perdono. Allora, fondamentalmente, cosa sta dicendo Gesù? Non è un rimprovero, è una profezia. Sta dicendo, Tommaso, oggi mi vedi e credi, ma ci sarà gente che sarà felice e che crederà non perché ha visto me, ma perché ha visto te. C'è un mandato qui. Sta dicendo, guarda che io adesso vado al cielo, salgo su. Lo sai perché vado al cielo? Perché ci sei tu, ci sono io. Perché la gente potrà credere, potrà essere felice, gioire, potrà fare esperienza di resurrezione, perché vede in me, fa esperienza in me di una persona che sa amare, che sa perdonare, che sa accogliere, che sa essere buona. Ecco, che cosa fa la risurrezione? Cioè, la risurrezione non è solo un buon annuncio detto per riscaldarci il cuoricino in questo tempo di Covid-19, per cui meno male che maledetto, così sto un po' meglio. No, 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 la risurrezione è una trasformazione della mia vita, e questa trasformazione viene nella relazione con gli altri, cioè nello stare insieme agli altri con una qualità diversa, con la qualità di Dio. Allora loro vedranno Dio da come io li amo. Questo sta dicendo Gesù a Tommaso. Allora tocca a te. Tutti i discepoli, dopo l'apparizione, dopo la risurrezione, partiranno e porteranno il Vangelo in tutti i punti del mondo, daranno la vita, ameranno fino alla morte. Cioè, bellissimo. Allora, cosa ci dice oggi tutto questo? Che Gesù non c'è più. Forse io non lo vedrò più, io non vedrò il segno nelle sue mani, incostato, non lo vedo, non lo so, può darsi, ma per adesso non funziona. Ma io perché sono cristiano? Perché credo veramente nella risurrezione di Cristo? Perché c'è qualcuno che con la sua vita, con la sua capacità di amare, me l'ha dimostrato. Esiste questa possibilità. Esiste il fatto che c'è qualcuno che possa perdonare. Esiste il fatto che qualcuno che possa andare oltre i miei limiti e mi ama per quello che è. Ecco, io credo in questo perché ne ho fatto esperienza, non solo perché ho visto. Allora, adesso non c'è più Gesù, ci sei tu, ci sono io, che siamo chiamati ad amare come Lui. Questo è la grande profezia, è la grande missione che Gesù dà oggi a ciascuno di noi. Ripeto, in questo tempo in cui è difficile stare insieme perché siamo lontani. Ma non sarà che forse anche io, così come sono, accanto alla persona che ho adesso, posso diventare annunciatore di qualcosa di grande, della risurrezione? Come? Aumentando la qualità, dando alla mia vita il senso vero, cioè imparando ad amare come Lui ha amato. Chiediamolo, chiediamolo attraverso questa celebrazione, perché il Signore allarghi il nostro cuore e ci permetta ogni giorno di crescere nella capacità di accogliere, voler bene, perdonare gli altri. Questo diventerà l'annuncio più bello e più grande della risurrezione di Cristo.
Rinnoviamo la nostra professione di fede, lo facciamo con il simbolo degli apostoli, quindi la forma breve. Insieme diciamo: io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo in cui la potenza del risorto spezza tutte le barriere del peccato e della morte, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, diciamo insieme: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Signore. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio, convocata nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché annuncia al mondo la misericordia di Dio e il perdono dei peccati, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i governanti e i giudici, perché fedeli al Vangelo operino sempre nel rispetto della verità e della giustizia, soprattutto con leggi e azioni che difendano la vita, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i detenuti, perché nella conversione a Cristo scoprano la vera libertà che nasce dalla sua verità e dal suo perdono, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la nostra comunità, perché il Signore risorto con la sua pace e libertà abbatta le mura della diffidenza e della paura, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre Santo, aumenta la nostra fede perché nell'Eucaristia che celebriamo e in ogni evento della nostra vita sappiamo sempre riconoscere presente il tuo Figlio, morto e risorto per la nostra salvezza. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Poi i colori dell'autunno
poi la prima curie, avremo ancora vino. Benedici, oh Signore, questa offerta che portiamo a te. Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente, cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo il Signore, cieli e la terra sono pieni di te. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna cantiamo al Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Santo, 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 santo
veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, i Vescovi, i suoi collaboratori e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò Ma c'è un punto fermo, quella stella là, la stella polare fissa ed è la sola, la stella polare tu, la stella sicura tu, al centro del mio cuore ci sei solo tu. Preghiera per la comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prosto e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te.
possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dunque, prima della benedizione, tre cose. La prima: questa emergenza sanitaria è anche un'emergenza sociale, lo sappiamo, e ancora purtroppo la situazione è quella che è, insomma dobbiamo farci un po' i conti e conviverci. Quello che è vero è che molte più famiglie soffrono a causa, economicamente a causa di tutta questa crisi. Allora, l'invito che abbiamo fatto già, lo rifacciamo, abbiamo bisogno di, per fare i pacchi alimentari da dare alle famiglie povere della nostra parrocchia, abbiamo bisogno di aiuto. Ci serve pasta, ci serve olio, ci serve tonno, scatola, zucchero, farina, tutto quello che può essere utile e difficilmente deteriorabile, questo può servire. La domanda è: come farcelo avere? Semplice, tanto tutti dobbiamo andare a fare la spesa, sicuro. Allora, quando tu fai la spesa per te, pigli qualcosa in più magari, e quel qualcosa in più lo puoi portare qui in parrocchia, a qualsiasi giorno, a qualsiasi ora, ok? Se la chiesa è aperta, c'è il cesto viola davanti alla porta che dà sulla sagrestia, si possono mettere lì, oppure suonate al campanello del convento, noi vi apriamo e poi ci pensiamo noi. Prima opzione. Seconda opzione: se non te va a fare così, puoi fare anche direttamente un bonifico sul conto della parrocchia, ci scrivete la causale, ci scrivete per le opere di carità e noi con quei soldi poi andiamo a fare la spesa, ok? Compriamo ciò che ci serve. Però è importante che ci sensibilizziamo un po' su questo, perché ancora la crisi si fa sentire e ancora per un po' si farà sentire, immagino. Seconda cosa, adesso dalla settimana prossima comincerà un piccolo, come dire, una piccola iniziativa Facebook che abbiamo pensato. Cioè, da mercoledì alle 19 ci sarà una diretta, 15 minuti non di più, in cui cogliamo un po' l'occasione per riflettere, no? Sulla nostra vita alla luce del Vangelo, aiutandoci anche a porci le domande giuste e forse a trovare anche qualche risposta che ci possa essere utile di conforto. Lo faremo in maniera un po' così diversa da una catechesi o una meditazione classica, quindi prenderemo spunto un po' dall'arte, in questo caso dal cinema, dal film Collateral Beauty. Quindi analizzeremo un po' il film insieme, ne parleremo. Questa è una possibilità, un'opportunità che ci diamo. Ultimissima cosa: oggi è la festa della Divina Misericordia, è possibile lucrare l'indulgenza plenaria. E voi mi direte: e come si fa? Semplice, Santa Messa e voi l'avete fatta. Credo, ci siamo, l'abbiamo recitato. Preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre, quindi un Padre Nostro, Nove Maria, un Gloria al Padre. E poi ci sarebbe un atto così di preghiera rivolto alla misericordia. Si può recitare, per esempio, la coroncina della Divina Misericordia. Non sapete come si fa? Basta andare su internet, scaricare, è semplicissimo. Però ecco, fare un atto di devozione alla Divina Misericordia attraverso questa preghiera, e si può così lucrare l'indulgenza plenaria. Ovviamente non c'è la confessione, perché non è più difficile confessarsi in questo momento, ma se c'è la volontà di liberarci da tutti i nostri peccati, ecco, Dio, ecco, mette in pratica e ci dà la grazia di poter lucrare l'indulgenza. Ok? Adesso concludiamo con la benedizione solenne. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Chinati.
In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nella gioia del Cristo risorto, andate in pace. Alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. La vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.